gossip, onestini e tonon dal grande fratello VIP all'isola dei famosi. I due ex concorrenti del grande fratello VIP 2 potrebbero sbarcare all'isola dei famosi a gennaio. La seconda edizione del Grande Fratello VIP è terminata da poche settimane, ma i numerosi telespettatori non si sono dimenticati dell'amicizia che lega tuttora Luca Onestini e Raffaello Tonon. Tra i due ex concorrenti nella casa del GF VIP si è instaurato un feeling speciale tanto da soprannominarsi gli Oneston. Ora molti dei loro supporter vorrebbero rivedere i due ex geffini affrontare una nuova avventura insieme, proprio come hanno fatto all'interno delle mura di Cinecittà. Andiamo a scoprire le ultimissime indiscrezioni a riguardo. Luca e Raffaello all'isola dei famosi. Secondo le ultimissime anticipazioni legate al mondo del gossip, Luca Onestini e Raffaello Tonon avrebbero ricevuto una proposta per partecipare come naufraghi al del reality show L'isola dei famosi. Ovviamente per i due non sarebbe facile staccarsi dalle abitudini quotidiane per la seconda volta in pochissimi mesi, ma la speranza che possano accettare questa ipotetica proposta rende speranzosi i loro tantissimi fan. Quando inizia l'Isola dei Famosi 2018, la nuova edizione del reality show partirà il 22 gennaio e sarà condotta per il terzo anno consecutivo dalla romana Alessia Marcuzzi, che tenterà di riportare il reality show tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Proprio nelle ultime ore è stato svelato anche il nome del nuovo inviato speciale, che sarà l'amatissimo ballerino di Amici Stefano De Martino, sempre al centro del gossip, il quale si è detto prontissimo ad affrontare una nuova avventura televisiva. Chi sarà il nuovo opinionista del reality show? L'ultimo nodo da sciogliere riguarda il ruolo da opinionista, che al momento non è stato ancora svelato in via definitiva. Molto probabilmente a spalleggiare Alessia Marcuzzi in occasione della prima puntata ci sarà la simpaticissima Mara Venier, già nota al pubblico del reality show per aver svolto lo stesso ruolo negli anni passati in compagnia del suo amico e collega Alfonso Signorini, che quest'anno ha ricoperto lo stesso identico ruolo nella seconda edizione del Grande Fratello VIP. Voi vorreste vedere Luca Onestini e Raffaello Tonon in Honduras? Siete liberi di esprimere il vostro parere lasciando un commento nell'apposito spazio sottostante. Per il momento è tutto, vi informiamo che per rimanere aggiornati sul mondo del gossip potrete cliccare il tasto segui visibile in sovrimpressione.